Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenta, non prende sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono, altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Proponiamo questa sera di fare in modo inverso rispetto a come abbiamo fatto nelle altre tre serate, e cioè di trovarci adesso per circa 10 minuti, non di più, a gruppi, non so, vi spiego come, e semplicemente, come si dice, facendo risonanza, cioè riprendendo questo brano che abbiamo letto, provando in modo molto semplice ognuno a dire o una parola che ci ha colpito, o un versetto, oppure se vi viene in mente una parola che magari non è scritta ma che rende un po' in una parola sola quello che vi colpisce di questo brano, e ce lo condividiamo all'interno del gruppo. La modalità, no, che ogni tanto diciamo è quella di spezzare la parola, no, quando la leggiamo. Vuole essere un modo molto semplice che non richiede grandi studi, ma semplicemente quello che è così in questo momento, in questa sera della nostra vita, ognuno ci arriva con la sua giornata sulle spalle, che cosa questa parola come impatto immediato suggerisce alle nostre vite. Lo faremo all'interno di piccoli gruppetti, semplicemente ci scambiamo questa cosa. Non è richiesto di fare su una riflessione, non è richiesto di fare un'omelia, non è richiesto di fare filosofia, no, è richiesto semplicemente di cogliere una parola, forse anche dire: mi colpisce la parola seme, fine, va bene, no? E vuole essere un modo però dove, ascoltandoci, magari sentiamo risuonare questa parola che passa attraverso le nostre parole, che è un po', no, il titolo di questo percorso. E poi ci ritroveremo qui insieme e viviamo il tempo di preghiera di questa serata. Facciamo in questo modo: avete dei foglietti colorati, su ogni foglietto in cima c'è una lettera, al centro o A o B. Chi ha, voi state fermi, ve li dico tutti, poi chi ha il foglietto rosa, A, si mette nella zona del coro, e B si mette in questa sezione qua dei banchi. Chi ha il foglietto verde, A si mette nei primi banchi qui e B si metterà in fondo, sempre su questa fila. Chi ha il foglietto azzurro, A, si mette nei primi banchi della fila centrale da quella parte, e azzurro B in fondo alla seconda fila centrale di là. E chi ha il foglietto bianco, A, si mette lì davanti dove ci sono Bruno e Fulvio, e B vicino alla porta d'ingresso.
rosa, verde, blu e bianco, A davanti, B dietro. 10 minuti. Thank you.
Siamo partiti 4 settimane fa, o meglio in realtà siamo partiti da prima, pensando all'evoluzione di questi incontri, partendo dalle parole che avremmo incontrato nei Vangeli di questo tempo di Quaresima. Abbiamo meditato sulle, la prima volta erano le parole di inciampo, la seconda volta le parole trascendenti, la terza volta le parole violente, e questa volta abbiamo, volevamo incontrarci con le parole di vita.
L'evoluzione dell'incontro di questa sera è cambiato in corso d'opera. Prima volevamo darvi, come nelle scorse volte, delle parole di vita sulle quali meditare e con le quali confrontarsi con la vita. Poi abbiamo detto facciamo lavorare loro, facciamo che siano loro a trovare delle parole di vita. Però nello stesso tempo poi ci sembrava anche importante provare a dare delle parole noi, come abbiamo fatto le altre volte. E le prime parole che ci sono venute in mente c'era la parola cadere, la parola servire, la parola seguire, la parola udire, la parola crescere, la parola nutrire. Perché il Vangelo di domenica raccoglieva un po' tutte queste suggestioni legate a questo chicco di grano che viene messo nella terra. Però poi a pensarci bene era troppo semplice. È troppo facile vedere in queste parole la vita, una parola di vita, una parola che si sviluppa nel cuore degli uomini. È molto più difficile, secondo noi, trovare una parola o vedere una, come una parola di vita, la parola cadere, morire, soffrire, la croce, le spine, i chiodi. Difficile vedere lì dentro la vita. Eppure forse quello che nella Settimana Santa andiamo a scoprire è che la vita sta proprio e la salvezza sta proprio dentro quei termini, quelle parole. Quelle parole che facciamo anche fatica a pronunciare perché contengono quelle cose che non vorremmo sentire, che non vorremmo vedere. Eppure, a ben vedere, quelle sono diventate per noi parole di vita, parole di salvezza. E quindi lo sforzo che facciamo nel corso della prossima settimana è proprio quello di andare a cercare la vita là dove la vita sembra non esserci. E lo facciamo non perché siamo siamo malati di dolorismo, ma perché lì dentro sappiamo, dai Vangeli che abbiamo ascoltato, meditato, che lì dentro ci troveremo Dio, ci troveremo il Figlio di Dio. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che in quelle parole che alle volte attraversano la nostra vita e che ci coinvolgono, perché il soffrire è anche un qualche cosa che ci appartiene, perché magari la morte è già passata nella nostra vita prendendosi una persona che amiamo, perché della morte abbiamo conosciuto la sofferenza e l'abisso, e allora anche in questi giorni per noi andare lì dentro a cercare la vita diventa un cammino spirituale profondo e importante. Lì dentro possiamo scoprire che non è tutta tenebra, ma che si nasconde anche della luce. E poi nell'elaborazione di questi pensieri abbiamo detto che in fondo anche trasformare questo momento di preghiera in un momento penitenziale poteva essere un momento di vita, perché nella parola perdono c'è tanta vita, nella parola ti sono perdonati i tuoi peccati c'è tanta vita. La parola peccato è una parola brutta, come il morire dentro, però il Signore Gesù l'ha trasformato in un qualcosa che ci permette anche qui di incontrare la misericordia di Dio. E allora in questa parte di preghiera volevamo appunto trasformarla in un momento penitenziale, perché magari non c'è la possibilità nei prossimi giorni di vivere questi momenti di preghiera insieme. E allora lo potevamo fare questa sera, riconoscendo che il momento penitenziale che possiamo condividere insieme, comunitario, ci ricorda che possiamo insieme aiutarci a riscoprire il significato del male, del peccato, il senso del peccato, che non è solo una cosa che riguarda gli altri, ma riguarda la nostra vita, che ci sono delle esperienze di vita e di male che possiamo avere fatto, che ci hanno tirato via dalla comunione con Dio e dalla comunione con gli altri, che ci sono delle abitudini che abbiamo che ci tolgono la serenità e che ci tolgono la possibilità di vivere appunto nella comunione con Dio.
vivere insieme questo momento per dirci che il peccato non è affar mio, solamente affare mio, ma è anche un problema della mia comunità, per due ragioni. Il primo è che se porto in comunità il mio peccato, come dire, non sono in comunione con la mia comunità, non sono in comunione con Dio. E quindi questo è un primo aspetto, impoverisco la comunità con il male che porto. E la seconda cosa, più propositiva e più positiva, è che voi pregate, preghiamo gli uni per gli altri per i peccati che possiamo aver commesso. Confesso Dio onnipotente a voi fratelli e chiedo a voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Il peccato non è solo un problema mio, è un problema di una comunità che si vive orientata verso il Signore, cerca di far di tutto per allontanare il male, custodisce i suoi figli e fa di tutto per allontanare il male da questa comunità. Nelle prime comunità cristiane questo era un sentimento molto, molto presente, molto sentito, e vivere la comunione si faceva fatica ad accogliere o a mantenere nella comunità chi viveva in uno stato di peccato grave, di peccato mortale. E allora si lavorava perché le persone ritornassero nella comunione con Dio. Insieme riscopriamo la bellezza della misericordia di Dio. Commentavamo una frase in questi giorni. Questo mondo ti concede tutto, pare concederti tutto, ma non ti perdona niente. Dio sembra non concederti niente, che ti dica che non puoi fare niente, ma poi alla fine ti perdona tutto. Per dire la misericordia di Dio nella sua grandezza. Pietro l'ha sperimentata in quel momento, in quel dialogo personale con Gesù in riva al mare. Giuda non è riuscito invece a credere in questa misericordia. Ecco, pregare insieme e chiedere al Signore il perdono dei nostri peccati significa insieme accogliere il dono della misericordia di Dio, che nella confessione, nel sacramento della riconciliazione diventa un qualcosa di personale. Quando riceviamo, sentiamo quelle parole, io ti assolvo dai tuoi peccati, un qualche cosa di personale, è un dono della misericordia tutto mio. Bisogna che ce lo diciamo ogni tanto, perché non è scontato che possiamo chiedere perdono al Signore dei peccati e che possiamo ricevere da Lui il perdono. Riscopriamo insieme la bellezza di vivere nella grazia di Dio, di sentire che nel cuore sono libero, sono leggero, che mi sono liberato di quelle cose che tormentano la mia vita, di quelle mie cattive abitudini, di quei miei modi di dire, di fare o di non fare che diventano per me un peso. Proviamo anche a riscoprire nel gesto del perdono dei peccati il senso dell'imposizione delle mani, che è quel momento nel quale mi faccio avvolgere dalla nube misteriosa di Dio che mi abbraccia e che mi accoglie. Il sacramento della riconciliazione è questo, essere presi in braccio da Dio. A me piace dire ai bambini, è la pecorella smarrita che viene presa in braccio e riportata a casa. Quando il Signore ci perdona, ci prende in braccio, ci tira su e ci rimette in cammino. Ecco, questi gesti che sono propri del sacramento della riconciliazione, proviamo a farli nostri, perché sono il gesto attraverso il quale fisicamente possiamo sentirci abbracciati dalla misericordia di Dio. Ci prendiamo uno spazio adesso di silenzio nel quale ognuno può fare un suo personale esame di coscienza, e dove chiede il perdono al Signore per le cose che sente nella propria vita essere in dissonanza con la parola di Dio, che per noi rimane sempre una pagina di fronte alla quale ci specchiamo. È lei che ci mette in discussione, non è il confronto con gli altri. Se mi metto in confronto con gli altri magari non sono neanche troppo male, perché gli altri mi sembrano peggio. Se mi metto di fronte alla parola di Dio, può essere che la parola di Dio produca nella mia coscienza una finezza e una delicatezza capace di farmi cogliere anche delle sfumature, se volete, ma importanti. Quelle cose piccole, ma che vissute quotidianamente possono togliermi la mia serenità, togliermi dalla pace.
E allora chiedere perdono al Signore di queste cose può essere un modo importante per custodire in me la luce della sua grazia. Dicevo, ci prendiamo proprio un momentino di silenzio per fare un personale esame di coscienza e poi aggiungo un pezzettino a questa riflessione. Nel condividere insieme la preghiera del Padre nostro, nel recitarla insieme, chiediamo ancora al Signore di custodire nel nostro cuore la luce di questa sera, perché riusciamo a gustare la Settimana Santa in tutte le sue parti, in tutte le sue preghiere, in tutte le sue liturgie, per guardare appunto tutti questi momenti di preghiera con gli occhi del cuore, con gli occhi della fede, sapendo cogliere che in ognuna di queste preghiere, in ognuno di questi gesti c'è una parola del Signore che ci raggiunge, un po' come quelle che abbiamo incontrato nel nostro percorso. E vogliamo anche nella preghiera, ecco, chiedere al Signore che si faccia presente nei cuori di tutte di quelle persone che sono in ricerca, di quelle persone che sono inquiete, che non hanno pace, che non lo hanno ancora incontrato e che sono alla ricerca della sua luce. Ecco, anche la nostra preghiera sia di sostegno, di aiuto a chi è cercatore di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. C'è ancora un canto che vogliamo condividere insieme, anche questo espressione del grazie che vogliamo rivolgere al Signore. Signore, hai una vita.
Prima della preghiera conclusiva solo due avvisi, come si fa sempre. Anzitutto un grazie per chi ha partecipato a questo percorso, di questi quattro mercoledì, dalle parole che abbiamo raccolto, che ci siamo scambiati, anche con la pazienza di farlo a volte nei gruppi, e quando ci troviamo insieme penso sempre bello, è sempre anche una sfida, no? Per mettere in gioco qualcosa di personale, per ascoltare gli altri, è un cammino dove piano piano impariamo anche gli uni dagli altri, no? Nel cammino che stiamo facendo anche come comunità di Nichellino. Queste parole che abbiamo un po' incontrato e raccolto lungo il cammino le ritroveremo anche nella Via Crucis, che vivremo la prossima settimana, la sera del Venerdì Santo, come sempre già da anni Via Crucis cittadina, come sempre partirà da Piazza Camandona e si avvicinerà poi al centro, e lì ritroveremo alcune di queste parole accompagnati come sempre dietro la croce del Signore. E gli altri appuntamenti la settimana santa li avete penso forse già visti, ci sono sui foglietti, tutto inizia con Domenica delle Palme, gli orari sono quelli normali festivi, in tutte le nostre messe festive vengono benedetti i rami di ulivo che si possono poi portare a casa e lì iniziamo la settimana santa. Il Giovedì Santo le celebrazioni sono in tutte le nostre comunità alle 18:15 a Sant'Edoardo e alla Trinità, alle 20:30 a Stupinigi e alle 21 alla Mundi e qui alla Fiducia. Venerdì ci sarà una celebrazione della Passione del Signore alle 16 alla Trinità e alle 18:15 a Sant'Edoardo alla Mundi e alla Fiducia. Le sto dicendo così tanto nessuno se le ricorderà, ma per farvi vedere che le sappiamo a memoria, alle 21 alla Via Crucis e poi facile facile perché una sola, il Sabato Santo, la veglia di Pasqua, la viviamo tutte insieme, stiamo continuando a prepararla un po' in questi giorni, sappiamo benissimo che può essere un po' una fatica per qualcuno, che non è facile il passaggio da 4 o 5 veglie pasquali a una sola, però sappiamo anche che è bello celebrare insieme, no? E quindi penso possiamo accompagnare chi fa più fatica, magari ed è comprensibile, a raccogliere quest'anno queste novità, però a far sentire, no, che possiamo sentirci vicini, che possiamo accompagnare davvero chi magari fa un po' più difficoltà, comprendendo molto, no? Chi ci mette un attimo, ma tutti ci mettiamo un attimo a capire le novità. Però davvero l'idea è di trovarci a celebrare il Signore, che è l'unica cosa sensata da fare ed è bello farlo insieme. Su questo sempre spazio alla creatività per aiutarci a vicenda, anche per darci i passaggi se necessario per avvicinarci alla Chiesa Grande della Trinità sabato. Poi domenica di Pasqua le messe hanno l'orario festivo, le celebreremo in tutte le comunità e così ancora lunedì dell'Angelo Pasquetta avremo 3 messe in Nichellino al mattino. Chiediamo adesso, al di là degli orari, che il Signore ci accompagni davvero a riscoprire nella passione e nella risurrezione, no, il senso profondo delle nostre vite, delle nostre fatiche, delle nostre bellezze, che tutto possa essere celebrato così insieme. Preghiamo. O Padre, che ci hai riconciliati a Te con la remissione dei peccati, fa che impariamo a perdonare l'un l'altro le nostre offese e diventiamo operatori di pace nel mondo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Lo Spirito del Signore è la nostra forza, andiamo in pace. Buonanotte e grazie di tutto. Canto. Sei la mia vita.